lasciamoli sfogare, no, un po'. Allora, basta, basta, sfogatore finito, andiamo avanti. Allora, prima di dare lettura della lettera, rispondo sinteticamente ad alcune delle affermazioni qui fatte da Travaglio e soprattutto, dato che tra tutte queste cose ce n'è una che colpisce più di tutti, è quella sulla mafia. Bene, nessuno al governo del paese ha combattuto così tanto la mafia come ha fatto Silvio Berlusconi. Tra le altre cose, con le nostre leggi, siamo riusciti, durante gli anni del nostro ultimo governo, a sequestrare e a confiscare quasi 25 miliardi di patrimoni delle famiglie mafiose, cosa che nessuno di noi, che nessuno aveva fatto prima di noi. Secondo, c'erano 34 pericolosi latitanti, siamo riusciti ad assicurarne alla giustizia 32 su 34. Terzo, abbiamo assicurato la giustizia negli ultimi anni del governo, mi sembra, potrei anche sbagliare, ma intorno a 3.500 presunti mafiosi. Quarto, nel mio primo governo ci fu un intervento nostro che indurì ancora di più il carcere duro per i mafiosi che prima potevano dal carcere continuare a comunicare con le loro truppe. Quindi se c'è qualcosa che non può essere addebitato a me è di non avere portato avanti con decisione la lotta contro la mafia. Secondo, tutte queste persone, io nell'ultimo Parlamento avevo 400 tra senatori e deputati, ammetterete che se su 400 senatori e deputati c'è qualcuno che non è il massimo della probità e dell'onestà, nessuno credo che possa pretendere questo. Non è possibile su 100 sacerdoti trovare 100 santi, su 100 carabinieri trovare 100 perfetti aderenti all'arma, e la natura umana la si conosce tutti, e quindi c'è la possibilità per chi giudica di poter essere ingannato dalle situazioni che sono sotto il suo controllo. Per quanto riguarda i nomi che sono stati fatti, io non posso... come mai noi intendiamo non candidare persone che abbiano una condanna definitiva? Ma sulle altre persone che hanno dei processi in corso, il nostro movimento, attraverso il suo comitato di presidenza, deciderà guardando i documenti, perché ci sono molte situazioni in cui, leggendo i documenti, pare che le accuse siano del tutto infondate. E allora non vorremmo essere anche noi dei giustizialisti che anticipano. Non faccio nomi perché è il comitato di presidenza che si dovrà occupare. Su Dell'Utri, visto che lei mi stimola, è una persona per benissimo, cattolico, numero uno dei bibliofili italiani. Hanno raccontato su di lui delle cose incredibili. Ha un solo difetto e torto: è nato a Palermo, ha fondato una squadra e una società di calcio che si chiamava la Bacigalupo, in occasione dell'essere suo conduttore di ragazzi che voleva strappare dalla strada e di fare la cosa, ha conosciuto delle persone. Sì. Se a Palermo conoscono una persona che successivamente viene indicato come mafioso, ma perché se lo sapevano non l'hanno messo in galera prima i signori magistrati? Scusi, uno va lì, stringe la mano. Adesso non dobbiamo approfondire questo. Comunque, a parte tutte queste cose, dico che lei si trova di fronte a delle condanne, benissimo, e ci passa sopra, no? E questo è il punto politico. Dell'Utri, no? Non è stato, non dobbiamo metterci a dire se Dell'Utri non è stato colpevole, condannato in forma definitiva per mafia, per frode fiscale. Quindi lo difende Dell'Utri, lo ricandida, questo è il concetto. Dell'Utri è una persona per benissimo, cioè perché figli. Non lo ricandida? E adesso ho detto che sarà il comitato di presidenza del movimento Scrutatori, Popolo della, della Libertà, che deciderà, avendo preso. Insomma, ma perché ci vuole fare giustizialisti? È una vita che lottiamo contro il giustizialismo. Ma no, è quello che diceva Travaglio. Scusi, se anche, si candida lei che c'ha la condanna, perché non candida anche Dell'Utri? Sì, io ho. E facciamo a chi figlia, a chi figliastro? Allora, cioè, o candidiamo tutti. Lei sta parlando con una persona che prima di andare in politica praticamente non aveva avuto nulla a che fare con i giudici. Credo di aver avuto
un processino piccolo, perché un edificio era più lungo di 5 centimetri rispetto al 5 centimetri su 50 centimetri. Cioè, anche una falsa testimonianza. Ecco, è quella cosa. Anche quindi, una falsa testimonianza. E che poi è stato, sono amnistia. Stato assolutamente assolto. No, no, amnistia. L'amnistia. Per cui tutti quelli che sono stati amnistiati sono colpevoli. Tutti quelli che hanno subito una prescrizione sono colpevoli. Allora, la prescrizione è un periodo di tempo normalmente molto lungo. Se i PM non riescono a dimostrare ai colleghi giudici la colpevolezza di questa persona, è perché non ci sono elementi che appaiono come indiscutibili sulla loro colpevolezza. Quindi è inutile che si paragoni quando uno ha avuto una prescrizione a un colpevole. Non è assolutamente così. Bisogna leggere. Allora, andiamo avanti. Ma tutti avanti. Quei colleghi di cui allora, tutti quei colleghi che ha parlato prima, cioè Sarkozy, Clinton, quanti prescritti lei conosce? Ma c'è un'altra magistratura negli altri paesi. Noi siamo in un paese in cui c'è una anomalia, che è una patologia. Abbiamo una magistratura dentro la quale ci sono moltissimi giudici integerrimi, ma c'è anche una corrente legata da un filo rosso che usa la giustizia per fare politica contro gli avversari politici. Ho capito. Ma scusi, ma però che possiamo il mio fare? Gruppo, che non ha mai avuto niente, da quando io sono entrato in politica, ha avuto 118 procedimenti, abbiamo dovuto impiegare 163 avvocati, 69 consulenti. E allora, quando sono andato io alle scuole serali, la prima cosa che mi hanno spiegato è che quando c'è una controversia, va bene, quando uno pensa una cosa, come nel caso suo, di una certa vicenda, e un altro ne pensa un'altra, c'è un unico modo per dirimerla, il fatto che c'è un giudice. Ma certo. Ecco, allora, sì, però se proprio giudice, per questo ci sono i giudici, non perché devono stabilire la verità. Un giudice che è diventato politico e ha fatto esplodere. E quindi è sempre stato politico. Quando stava nella pancia della madre era politico. Perché secondo lei Ingroia, prima PM, incaricato della più delicata indagine, quella dei rapporti tra lo Stato e la mafia, diventa politico e cambia la testa? Ma lei è il primo. Scusa Marco, lei non ha cambiato la testa. No, lei è diventato politico e sempre quello che fa gli interessi di Mediaset. No. Ma cosa c'entra? E come cosa c'entra? Ma gli interessi. C'entra. Lei è cambiato, è diventato politico e fa il politico. A casa gli spettatori giudicano per favore, non applaudite, quanto sia assolutamente erronea la sua convinzione. Quello che è erroneo. Ma non esiste. Cosa c'entra gli interessi di Mediaset? Lei giudica il magistrato. Io da quando sono entrato in politica mi sono astenuto persino di telefonare ai centralini di Mediaset, perché non volevo che una qualche centralinista potesse dire: Berlusconi ha telefonato, apriti il cielo con il conflitto di interessi. Ma se lei telefona ai centralini di Mediaset, io mi faccio suora, scusi. Ma come? Berlusconi telefona al centralino di Mediaset per parlare con un dirigente di Mediaset? Perché per chi, favore, secondo lei di tutte quelle che ha detto, questa di stasera è la più grossa. A chi devo non telefonare? Posso credere. Santoro, perché lei per telefonare, a chi telefona? Come a chi telefono? Telefono direttamente a quello che c'è il telefonino. Ah, perché io so i numeri di chi ha il telefonino in Mediaset. Ma come sanno i numeri suoi? A parte il fatto che io non ho il telefonino, personalmente. Adesso non ce l'ho Sono anni c'è stato che un non momento ce l'ho. Sono anni che non ho il telefonino, mi sono liberato. Eppure perché è pericoloso questo telefonino. No, non è pericoloso. È il fatto del telefonino non ti dà libertà, ti rovina, non ti lascia lavorare. Vuole scrivere la lettera. A parte questo, la lettera di coso. Io